La birra che assaggerò oggi, per questa puntata un po' più filosofica delle altre, è la Lupulus Brun. Vediamo subito la scheda tecnica di questa birra. Allora, siamo in Belgio, Brasserie Le Trois Forcois, è una Lupulus Brun. Come stile si tratta di una triple, grado alcolico 8 gradi e mezzo. Allora, in questo caso l'ho spillata direttamente dalla spina. Il formato in cui è venduta in Italia è solo la bottiglia da 75 e il prezzo è di 7 euro e qualcosa. Ora devo andare a controllare, mi sembra fosse sui 7,60 euro. Il bicchiere consigliato per questa birra è, in questo caso io ho una coppa originale Lupulus, ma vanno bene anche tutti i bicchieri a chiudere, Tulipano in particolare perfetto, e non si tratta di un primo assaggio. Allora, il bicchiere in questione appunto è una coppa brandizzata Lupulus. Vanno bene comunque anche tutti i bicchieri a chiudere. In questo caso, avendo già questo bicchiere, utilizzerò questo. Non ho bottiglie da farvi vedere, dovrei andare a recuperarla, ma al momento è un po' lontano. Parlerò del bicchiere, che è molto interessante. Riporta il logo di Lupulus in questo caso, con il font appunto Lupulus, un font che ricorda a me tanto il font del film dei Signori degli Anelli. Il logo Lupulus è un lupo, anzi un cucciolo di lupo tra due piante di luppolo appunto. C'è tutto questo gioco appunto tra lupo e luppolo. Sulla retta del bicchiere c'è scritto Just Fabulous, un po' il brand di questo birrificio. E sul fondo, allora dipende un po' dalle versioni, perché nelle versioni più vecchie di questo bicchiere, come in questo caso, fino al 2013 se non erro, il fondo non ha alcuna decorazione, mentre questo, che è un bicchiere più nuovo, del 2015 questo bicchiere, ha come decorazione un tralcio di una pianta appunto di luppolo molto decorato e arzigogolato questo disegno, diciamo così, con gli intrecci che vanno un po' a seguire tutto il profilo della base di questa coppa. A differenza però di questa base differente, una cosa bellissima che c'è nei bicchieri più vecchi e purtroppo non c'è nelle coppe nuove è che sul fondo del bicchiere, esattamente qui al centro, una volta che voi avete finito completamente di bere, potete vedere che c'è stilizzata una zampa di lupo. È un particolare che io trovo interessantissimo, difficile da vedere, me ne sono accorto dopo anni. Ok, passando alla birra, quindi si tratta di una triple, uno stile tipico belga, un'alta gradazione alcolica, 8 gradi e mezzo, scura in questo caso. Perché ho detto puntata filosofica? Una delle cose che secondo me resta davvero tra le più difficili per quanto riguarda la degustazione di un prodotto, e in particolare la degustazione della birra, è il fatto di riuscire a trasformare un momento completamente emozionale e soggettivo, come appunto la degustazione di una birra, in un qualcosa di oggettivo. E credo sia proprio la maggiore difficoltà dei degustatori in generale, ma in particolare appunto di chi degusta birra. Cioè io devo riuscire a raccontare in maniera oggettiva a chi non ha mai bevuto questa bevanda che cos'è, come sarà e come se la deve aspettare una persona che non la conosce. Detto ciò, alla birra ovviamente noi leghiamo tantissimi altri fattori accessori, i cosiddetti fattori psicologici, che vanno a influenzare il nostro giudizio su questa birra. Giusto per fare qualche esempio, mi è capitato di bere a Monaco di Baviera nel birrificio di Augustiner Brau. È un birrificio che è nato nel 1300. Nel momento in cui tu bevi una lager, una Ales, nel paese in cui è nata, di un birrificio che ha 700 anni di storia, anche se le nostre papille gustative, se i nostri recettori nel naso non sentono 300 anni e 700 anni di storia, il nostro cervello comunque tende a inserire anche questa informazione, questo fattore, nella valutazione finale che noi daremo a quel prodotto. Ed è una cosa molto sfruttata proprio a livello di marketing, di brand, no? Il fatto che ci sia la birra trappista fatta da soli 12 monaci che la producono ancora in un modo artigianale, insomma, è un valore aggiunto per questa birra. Di conseguenza è difficile riuscire a isolare queste informazioni accessorie quando facciamo una degustazione e la vogliamo fare in maniera oggettiva. E dico tutto questo per portarmi avanti, perché questa birra so già che non riuscirò a degustare in maniera completamente oggettiva, perché è una birra a cui sono molto legato.
Ok, dopo aver un po' messo le mani avanti sul fatto che non riuscirò a essere perfettamente oggettivo, parliamo della birra. Allora, ormai la schiuma si è completamente smontata, comunque in questo caso spillata nella coppa aveva una schiuma molto fine, un pochino irregolare e di questo bel color, direi panna, che tende al beige. La birra è molto scura, di un direi color marrone molto scuro, color ebano per essere precisi in base alle tabelle utilizzate appunto dai beer sommelier. Sulla luce si vedono dei riflessi un po' più chiari che tendono al rosso, è davvero davvero torbida, non si riesce a vedere attraverso. Passiamo al naso. Allora, al naso arrivano, diciamo, due o tre cose importanti. Come intensità non è elevatissima, ma riusciamo a distinguere innanzitutto una parte legata, direi, agli agrumi, una parte legata alle spezie, ma soprattutto una parte legata a qualcosa di dolce che potrebbe andare in direzione appunto sia fruttato, sia malto oppure miele. Come dico sempre, ovviamente non sentiamo il dolce nel naso, ma sento un profumo che mi ricorda il miele, di conseguenza penso a qualcosa di dolce, che sarà proprio il caso di questa birra, che è una birra molto dolce, ma direi di assaggiarla prima. Sì, una birra fantastica davvero, una birra che incomincia molto molto dolce, seguita subito da un bel alcolico molto persistente, molto presente. Si sente bene questi 8 gradi e mezzo, non sono eccessivi, non è invadente l'alcol, però si fa sentire. A questa apertura dolce, malto, miele, arriva, sì, arrivano due cose, diciamo, dopo questa apertura dolce: un po' di speziato, c'è un po' questa cosa, questa speziatura tipica delle birre belghe. Arriva anche l'amaro del luppolo, che però non è mai, non supera mai per intensità il dolce, che comunque rimane anche sulla fine. Solitamente moltissime birre hanno un'apertura molto dolce, un finale molto amaro e poi si spengono lì. Sono interessanti quelle birre che magari riescono a distinguere perfettamente la parte dolce dalla parte amara, ma poi non aggiungono altro. Qui persiste il dolce, non è una cosa comune. Persiste questo caramello, questo miele praticamente per tutta la bevuta. Adesso che sono già passati diversi secondi, in effetti sì, sta svanendo in bocca per quanto riguarda la persistenza, sta svanendo la parte maltata e resta un piacevole leggerissimo fondo luppolato. Nonostante lupulus già dal nome giochi molto sulla parola luppolo, questa è una triple tutto sommato non eccessivamente luppolata, a differenza però per esempio della sorella, la bionda, che invece per essere una triple ha una buona luppolatura, una buona poi freschezza, frizzantezza, un'altra ottima birra, probabilmente un po' più dissetante di questa, che secondo me è una birra che va bene se l'accompagnate a qualcosa di solido. L'abbinamento perfetto secondo me resta Lupulus Brun con, direi, non so, un qualsiasi dolce al cioccolato, ecco, si sposano perfettamente per questa sintonia sui livelli dolci e questi sapori appunto vanno verso il miele e nel dolce verso il cioccolato. Che dire, questa è appunto la Lupulus Brun. Mi interessava giusto dire questa cosa qui sul fatto che davvero è difficile riuscire a essere completamente oggettivi. Probabilmente sarà capitato anche a voi di bere una birra in un momento particolare, la birra vi sarà sembrata buonissima, magari solo perché la compagnia di persone con cui eravate era molto, molto buona, molto valida, vi trovavate bene e anche la birra era più buona. E sono tutte informazioni che, quando noi creiamo il nostro database mentale di ricordi di ciò che assaggiamo e degustiamo, influenzano questo archivio appunto nel nostro cervello. Ma è giusto così, che sia così, ed è bellissimo che appunto
la potenza delle birre va al di là del fatto che ho percepito questo estere, questo fenolo con il mio naso, ma appunto la Lupulus Bruni io l'associo a quel periodo, a quella birreria, a quella persona e così via, e di conseguenza riesca a portarmi dietro un carico emotivo davvero grandissimo ogni volta che sorseggio questa fantastica birra. Skal!